che parla male di tutta la situazione barcellonese per i miei interessi economici personali, che adesso si farà questo film su mio padre, ma che non era giusto, perché per portare la barcellonese, i fatti barcellonese non essere dentro Barcellona. Che non era assolutamente fatto che facesse un film per il telefono, perché c'è la campagna, perché come sono tante cose. La verità deve stare la sua. Dopodiché ha detto la mafia, beh, dovete sapere, e questo l'ha detto a una donna in particolare, che è anche mia cugina, quindi parte in casa, dice tu la verità non la sai, tra tutti e tua zia, cioè mio padre e mia madre, quindi ultimamente le cose non andavano bene perché tuo padre aveva altri allacci. Questo è quello che la scuola fa in questo caso, questo è quello che la professoressa ha fatto la caccia di risonanza alla mafia. Perché la mafia da 15 anni continua, dopo che ha ucciso mio padre con il piombo, da 15 anni alcuni mafiosi barcellonesi, poco e barcellonesi che non si rendono conto, poco nel fianco, fanno la protezionanza a chi l'ha ucciso perché ha avuto interesse per Barcellona, non si scavi, non si vada oltre, non si capisca, in realtà non lo sappiamo benissimo chi ha voluto la morte di mio padre, lo sappiamo molto bene. Lo sanno tante persone, ma dire le cose come stanno fa male, perché potrebbero cadere tanti, tanti punti di riferimento, e sinceramente non so come si possano individuare personaggi da cenare come punti di riferimento. Io l'altro giorno, nei vostri coetanei, ho detto, il spalancare gli occhi, quello che ho detto non si nota, perché il nostro non è né un paese democratico, né un paese civile. Ragazzi, se voi siete convinti di vivere in un paese dove vive la democrazia, svegliatevi. Non è così. Non è assolutamente così. Perché la verità non c'è fuori, noi non abbiamo un'informazione libera perché c'è un'informazione imbavagliata. La magistratura non è indipendente. Ci sono dei magistrati servi del potere. Ce ne sono tanti altri, fortunatamente, la maggior parte, che non sono liberi di indagare, o perlomeno sono liberi di indagare, ma non possono portare a termine il loro compito, il loro obiettivo. Voi reputate un paese democratico, un paese che porta in proprio Parlamento 24 pregiudicati? Io credo proprio di no. E non sono certificati per reati, la professoressa mi ha detto oggi, reati nuovi, truffe e corruzione. Abbiamo noi la figura delle più alte carte di questo governo, che è il segretario d'aula di Montecitorio. Carica, è un assassino, è un delinquente perché ha ucciso un poliziotto. Questo è il segretario d'aula di Montecitorio, si chiama Sergio Di Via. Ha ucciso nel 1978 Fausto Dionisio, un poliziotto, e per questo reato Sergio Di Via è stato condannato a 30 anni, non so se l'hai contato tutti, il fatto sta che dopo è stato candidato dai nostri partiti, è stato eletto dai nostri connazionali, una cosa ancora più grave, è stato designato da questo governo a sedere là. Quindi sappiate che anche un assassino mi rappresenta e mi rappresenta. E io sinceramente non lo accetto, perché io non mi sento un assassino, per cui non posso sentirmi rappresentare una persona del genere. Ma sapete che ce ne sono anche altri, c'è Borghese che ha dato fuoco a dei pagherici su cui ognuno degli extracomunitari. Ed è un delinquente pregiudicato. C'è il senatore Anina, che è pregiudicato per l'istituzione aggravata. E la rete oggi mi ha detto, davanti a questa classe, perché oggi io sono qui e sono andata in quella scuola, ho chiesto di parlare con quella signora, perché non mi sento neanche di chiamare la professoressa, perché mio padre è un professore e non si sarebbe mai permesso di fare una cosa del genere. Quindi non mi sento neanche di chiamare la professoressa, perché è una signora che deve chiamare qui. Ho chiesto di parlare con lei, lei non c'era, già andata lì, per correttezza, sono andata dalla rete e gli ho detto guardi prete, per correttezza dico che sono andata in commissariato a denunciare una sua docente per diffamazione. Per correttezza le dico che chiederò un comunicato stampa all'intervento del ministro Fioroni, perché in una scuola non possono accadere queste cose.
La biblioteca è stata dalle nuvole, ha chiamato la professoressa ha negato, avevo chiesto di scendere e di parlare davanti agli alunni. Ovviamente si è rifiutato, ha fatto salire soltanto in presenza due alunne, una era la parte in quale c'era mia cugina, l'altra una rappresentante di tutto scelta da sé, ha cominciato a gridare addosso a questi ragazzi, intimidito e spaventato. Però purtroppo non hanno potuto dare una direzione, però lei ha detto che se ne fanno un po' queste cose per interesse. Ma mi chiede di venire io a due interessi personali perché hanno sentito la persona, non doveva rischiare la propria vita. Dovreste stare a smettere di arrivarsi con lo specchio, che c'è il rumore, deve rompere con lo specchio, non ci riesce. Lei si è rifiutata e poi alla fine, dopo che sono andata alla compagnia, mi ha detto: ma lei domani è qua, lo facciamo con noi, mi sarò qua. Ah, peccato, perché io avrei bisogno di parlare con tutti i ragazzi. Mi dispiace. Invece stamattina ho fatto una bella sorpresa e mi sono presentata davanti alla sua classe. Il professore ha deciso di raccogliere il suo invito. Sono qua. E mi ha detto: prego, parli. Ho detto: ragazzi, non so se sapete quello che è successo ieri in presidenza. E mi ha detto: no, io però per quanto devo parlare perché abbiamo già parlato ieri e non ho ferito ieri. Tu non abbiamo ferito assolutamente nulla. Io vorrei sapere dalla mia voce dei ragazzi quello che loro ieri hanno immagazzinato, quello che ieri loro hanno capito. No, ma che c'entra è uscita dalla classe con questa persona della preside, la quale ha detto: infatti, buongiorno, tu buongiorno preside. Sai, io di mattina faccio il cinema nelle classi. E i ragazzi hanno detto: ma chi l'ha vista male? Gliel'hanno detto in faccia. E la professoressa ha detto: città tu, non puoi parlare, ha detto con me. Vedo che c'è un grande rispetto per questi ragazzi. Dopodiché mi hanno detto di quello di cui dovevo parlare e di cosa non dovevo parlare. Mi hanno detto che potevo parlare davanti ai ragazzi tutto questo, mi hanno detto che potevo parlare della mafia. Dice: sì, perché fanno pure, lo diciamo che la madre deve essere combattuta, se ci mancherebbe, pure Bernardo Provenzano dice che la madre è l'archivo. Mica niente mai sono un mafioso, no? Il problema è che bisogna dire, oltre che dire la madre fa schifo, o come diceva Pettini in passato, non è di merda. Dovremmo dire chi fa parte di quella famiglia di merda, dovremmo accompagnare i nostri cognomi. E la presenza sì, però sa, lei deve capire, questa è una scuola, appunto, e forse ieri non è stato fatto bene, in fondo, il lavoro di questa scuola. Perché a me risulta che la professoressa abbia, non solo offeso me, pazienza, io ne prego, ma la memoria di mio padre no. Questa professoressa ha detto che era amica di mio padre, cioè io non l'ho mai vista lei, non la conosco, non l'ho mai sentita nominare. E ma lei era piccola, ha detto: guardi, io ne porto mio padre, avevo 21 anni. Ho vissuto per 21 anni in casa con mio padre, le assicuro che non ho mai visto lei, né mai sentita nominare. Per cui non si permetta mai più la difficoltà di dire che lei è amica di mio padre. E se questi sono gli amici, non deve essere stati soli. E mi sono detto: io ho sbagliato, però sa, ho detto: non è che certe cose, ma sono voci che ho sentito in giro.